tutta la provincia di Lecce, compreso Lecce, tutti i comuni a provincia di Lecce, no? Titolari, le scuole guida, agenzie pratiche mobilistiche. Vabbè, ma tu sei contro o a favore sta 275? Ma è una domanda da un milione di dollari. E poi adesso noi, dico, lei cosa dice? Dico. Ma io dico di fermarla qui. Allora, sono d'accordo con signoria, sono d'accordo con voi. Vabbè. Sono d'accordo con voi. Ti ringrazio. Benissimo. Magari buongiorno, Vadim. La 275 di qui va bene. Vai. Più avanti sono bene. Vai. Che si prendono pure i soldi e sia. Mandate lontano da questi luoghi. Questa è anche casa mia. Forse questa è la poesia. Questo 25 aprile, festa di liberazione. Liberazione dalle dittature e liberazione dal cemento inutile. Noi crediamo che la realizzazione di una strada da 288 milioni di euro con quattro corsie, viadotti, elettrodotti, rotatorie, gallerie, sia un'offesa per l'intelligenza delle persone. Noi crediamo che la politica non abbia più compreso quali sono le reali esigenze di questo territorio. Noi non possiamo cedere all'illusione, al fumo delle parole. Noi crediamo invece che bisognerebbe che i politici si alzassero dalla loro poltrona e venissero a vedere quello che verrà distrutto, venissero a capire realmente quali sono le risorse del territorio. Il mio intervento qui è per segnalare il falso storico che si nasconde dietro la tesi secondo cui coloro che avversano quest'opera stradale siano nemici dello sviluppo e coloro invece che condividono l'intervento siano i fautori del progresso e dello sviluppo. Questa tesi è un falso, semplicemente perché quando si parla di un'opera pubblica, di un'opera stradale, all'interno di uno Stato di diritto si parla di qualcosa che deve necessariamente essere legale, deve cioè la decisione amministrativa di realizzazione dell'opera essere conforme ai principi della legalità ed è questo che noi sosteniamo. Coloro che si oppongono all'allargamento della strada 275 per il progetto approvato dichiarano pubblicamente che gli atti attraverso i quali si è approvato quel progetto sono atti illegittimi. Io inviterei Luigi Russo sul palco, che un po' ci racconta questa ricerca che è stata pubblicata dal Centro Volontariato Salento.
Solo un minuto, perché voglio meglio sentire cantare gli artisti e recitare le poesie. Da Montesano fino a Santa Maria di Leuca ogni giorno passano 900 autoveicoli. 900 significa in media 1,5 al minuto. Non mi sembra che sia assolutamente necessario costruire un'autostrada di 4 corsie più con planari per far passare in media un'auto e mezza al minuto. Per riempire gli spazi, per calmare il dolore, l'apertura è una frase, il silenzio è una porta. Per riempire gli spazi, per fuggire dai vuoti, camminare la sera, per sentirsi più soli. E i tuoi occhi ribelli si sono già spinti oltre, mentre il ragno è nel buco, hanno sentito la morte. Gli spazi, quando il giorno finisce, per restare attaccati, anche se si tradisce. E accidenti agli spazi, e alle rose appassite, a quegli attimi lunghi, lunghi, che vogliono essere riempiti. Gestire gli spazi.